Ciao ragazzi, sono Falcone Aurelio, sono qua, tornato con Spitter, l'ultimo DLC di Tropico 6. Allora, abbiamo da fare una marea di cose oggi, fra cui fare lo stadio, perché ci vuole, non fare il protezionismo, perché potrebbe essere un macello, e collegare le isole attraverso delle strade, che è una bella idea che non avevo minimamente considerato. Ma se potrà fare? Io non ho mai tentato un'opera del genere. Si potrà fare? Non lo so. Collegamento via galleria, magari tramite gallerie? Ho i miei dubbi che si possa. No, sembrerebbe. Deve essere sulla terra, quindi quelle no. Ponti ne abbiamo? Le grandi opere. No, ponti sembrerebbe. Se, è qualcosa che stupidamente non ho mai tentato. Stupidamente, così per puro caso. Non ho mai. No, sembrerebbe che non ci siano grandi. Però sarebbe. Non puoi costruire un ponte. E perché mi è negata questa splendida opportunità? Vabbè, poco importa. Allora, io ripartirei da un discorso molto particolare. Allora, siamo appena stati, insomma, degnati della presenza di un VIP che si giunge fra noi. E a parte quello, abbiamo una situazione generale con pochi senza tetto, sono 6 persone, fondamentalmente molto molto poco. Le fazioni più basse è quella religiosa, perché una chiesetta, ogni tanto si potrebbe anche fare una cattedrale. La cattedrale costa una fracca di soldi, per cui potremmo anche farne a meno. Lì c'è una chiesa che però è strapiena, mentre di qua c'è, sì, c'è una cattedrale di qua, ma noi facciamo anche una chiesa al porto per accogliere i fedeli che arrivano. Non piace il terreno irregolare, no, non. Noi abbiamo difficoltà di costruzione abbastanza evidenti. Ce faranno fa sta chiesa? Mi sta a passare la voglia, io lo dico, Il mio spirito religioso sta avendo seri problemi. Ok. Allora, gradimento al 76%, stiamo da paura. Soldi ne stanno entrando, sembrerebbe abbastanza. Insomma, in quantità industriale. È arrivata la celebrità. Servirebbero due celebrità, però. Intanto su Spitter che dicono? Niente per ora. Però la valutazione turistica potrebbe migliorare. E facciamo un'altra supervilla? Visto che. Tiè. Vicini ma non troppo. Perché non vorrei che si sentissero, no? Un po'. Aeroporto, va bene. Facciamo. L'enclave etnica, addirittura. Ma sì, ma che ce frega? Non ho idea di che cosa sia l'enclave etnica. Però suona bene. E quindi va bene così. Ok. Vediamo. Con l'enclave etnica sono certo che porteremo la valutazione turistica almeno a 66, Ne sono quasi certo. Chi può resistere all'enclave etnica, insomma, voglio dire. Ok. Allora, abbiamo completato la rotta commerciale, non so con chi. Ah, con l'Europa, benissimo. Che cosa potremmo esportare? Tronchi, alluminio. Tronchi ne abbiamo, sì, perché stiamo lavorando adesso con. Va bene così. Qui abbiamo completato l'abbigliamento, ok. Che altro c'è? Sistemi elettronici. Non abbiamo la fabbrica ancora, se non sbaglio. Cuoio. Se con la Cina non si riesce a. Presidente, sei una buona spalla, ma sono ancora annoiato. Non biasimarti. Fio mio, io avevo un po' di soldi per il mio conto bancario, così un po'. Sono venuto non appena ho saputo della disponibilità della cosa, presidente. Che ne pensi? Penso che per adesso va bene così. Ci serve questa produzione di sistemi elettronici. Allora, fabbrica elettronica, usa oro e plastica per produrre elettronica. Facciamo questo ulteriore passo verso il futuro.
che penso sia doveroso. La nostra rete elettrica sta tenendo. Siamo messi bene. Sai come si dice? Una mano lava l'altra e l'altra mano ti infila nella tasca della giacca una bella bustarella. Che non ci dispiace in questo caso. Devo dire che mi sorprende che tu abbia assunto la Kuznetsov. A che gioco starà giocando? Sei proprio sicuro che ci si possa fidare di lei? Non è esattamente un libro aperto, al contrario dei miei libri contabili, o almeno delle versioni che mostra i revisori. Bene. Insomma, sta enclave etnica, solo turisti. So, facciamo... Qui va bene, miglioramenti. Rubinetti dorati vintage. Dai, so. Che non lo vuoi, rubinetto vintage. Resorto sulla spiaggia. Il pulisci spiaggia automatizzato. Facciamolo. Quanto ci vuole per salire? Posta uno spit per commentare lo spit di una celebrità. Oh, fermi! Lo sfruttamento della manodopera. Fermo. È ignobile. I lavoratori sono così oberati dai loro compiti che hanno solo 40 secondi di pausa pranzo. Questa cosa deve finire. Pubblica risposta negativa. Più una reputazione capitalista, rimuove una stella dall'amore per tropico della celebrità. Oppure meno 3 reputazione a comunisti e aggiunge una stella dell'amore per tropico al delle celebrità. Ma sì, dai. Non avevo idea, insisterò finché abbiano un minuto intero. Come puoi vedere, ingraziarsi una celebrità significa inimicarsene un'altra. E viceversa. Sì? Era tutto più semplice quando bastava strappare le unghie alla gente. Però entrare nelle grazie della celebrità è comunque più facile che avere a che fare con una superpotenza che ti accusa di tradimento. Peccato. Ma finché la madre Russia non mi perdonerà, sarò il tuo braccio destro e il tuo braccio armato, se serve. Bene. E dunque... Oggi devo pulire i pavimenti della prigione sotterranea. Giornata magnifica. Ora che ci vai tanto d'accordo... Suggerirei di trasformare la vacanza della tua adorata celebrità in un soggiorno permanente. Dovresti invitarla a diventare residente permanente di Tropico. Sono sicura che dopo un periodo di relax così lungo sarà molto felice di fare qualcosa di più costruttivo. Forse dovresti dirle che può scegliere se occupare più degnamente il suo tempo o una delle tue celle di prigione. E come faccio? Quando l'amore di una celebrità ipertropico raggiunge 3 stelle, diventa idonea a ricevere la cittadinanza attraverso un'opzione della supervilla. Ah, ce l'abbiamo. Jesus Fuego! Offriamola. Sì. Ben fatto, presidente. Spero tu non abbia dovuto usare maniere troppo forti. Sai... Un infortunio potrebbe vanificare il suo contributo alla società tropicana. Vedi, le celebrità con tutti i loro difetti hanno dei talenti unici che possono esserti molto utili. Dovresti incoraggiarle a trovare dei lavori adatti a loro. Se le rendi felici, accelereranno sicuramente, anche se sarebbe meglio monitorare le loro prestazioni in segreto. Fai in modo che una celebrità abbia un impiego. Costruisci un cocktail bar, possiedi almeno un cocktail bar con il potenziamento specchio monodirezionale. Solo la versione per assegnare un impiego a una celebrità residente nel pallone informativo della gente. Bene. Allora. Intanto facciamo il cocktail bar. Mi sembra. Sarà intrattenimento di lusso. Cocktail bar, ecco. Allora. Lo mettiamo qua. Qui manca stoccaggio interno, plastica e oro. Ma non ci stiamo già lavorando su questo discorso noi? Fabbrica di plastica. Usa il petrolio. Allora, il petrolio ce l'abbiamo? Vamo prima a vedere se c'è l'oro, eh. Sta il petrolio. C'è. Ragazzi. Nemici ovunque. Dovrei eliminarvi tutti. Attimo. Aspetta, prima vedi però. Ok. Facciamone un'altra. Qua ne mettiamo una. L'oro lo stiamo prendendo? Miniera. Sì.
Lo stiamo lo staremmo prendendo in teoria. Facciamo un altro. Cioè, noi a lavorarci ci stiamo a lavorare, ma. E qui non. Oggi il presidente ha rassicurato il popolo di Tropico che la vita è migliore nel nostro arcipelago che in qualsiasi altro luogo del pianeta. Grazie, glorioso leader. Allora, questo è fatto. Quindi, adesso. Che non sta arrivando tantissima gente. Linea aerea di lusso. Converrebbe fare un'altra linea aerea normale, per far arrivare gente random. Perché qui ci sta frigo. E qui Magnus Sterling. Allora mettiamo linea aerea senza fronzoli. Sono ricchi sfondati. Senza fronzoli, dai. Facciamo una cosa. Negozio duty free. Ogni turista adulto spende $25 quando arriva a Tropico. Dai. Stazione della metro. No, aumenta la priorità generale dei turisti che arrivano a Tropico 10. Sì, passi durante il volo. Famoli magna, poracci. Bene. Poi. Qui. Se ci sbrighiamo. Bilancio rete. Va bene. Ci siamo dentro ancora. Dai. Il programma di alfabetizzazione, però, andrebbe ricercato di nuovo. No, stiamo perdendo un po' di soldi, comunque, eh. Io non vorrei di... Allora, programma di alfabetizzazione dovrebbe essercene un altro. Programma di alfabetizzazione... Sta... Non sta già al massimo? Manicomio. Come lo porta a livello 2? Vuoto cosmico in questo momento. Incentivo alle nascite. Autostrada. Acquapark. Smaltimento in mare. Cosa terribile. Resort sulla spiaggia. Deltaplano. Fabbrica di elettronica. Qua migliora un po' le varie cose. Andiamo così. Allora, nessuno deve faticare. I robot possono fare tutto il lavoro e lasciare la gente a diversi profitti. Robotopia. E aumentiamo anche la sua. Dai. Male non fa. Allora, noi siamo però. Stiamo spendendo un sacco di soldi in questa fase. E sarebbe il caso. Relazioni buone. Chiediamo un aiuto economico? Ma sì, ma che ce frega. Pure al Medio Oriente? No, niente, fra 36 mesi. Un soldino. La evoluzione turistica non si evolve qua. Il turismo... Non mi decolla. Hotel. Un paio d'hotel. Che se no qui. Non vorrei infastidire le nostre celebrità, ma temo che sia necessario. Ecco, non vorrei disturbare, ma. Negozio di souvenir. Ecco. Siamo qua. Dai. Senza tetto? Ok. Disoccupati 8. Vabbè, allora sono quelli che non vogliono lavorare. Che scientemente decidono di non lavorare. I comunisti stanno un po' perdendo. Stiamo perdendo appeal. La rotta commerciale con la Cina non si riesce a completare. Il nostro. Ah, ha iniziato a lavorare. Su. Robot assemblatori. Dai, su. Diamo retta alla celebrità, no? È famoso, avrà sicuramente ragione, no? Teoricamente è così che funziona nel mondo di oggi. Quindi va bene. Allora. Sono emerse delle opportunità. Niente di illecito. O almeno nulla che si possa far risultare come tale.
Promuovi il commercio, cambia campagna per l'immagine. Ma no, in realtà in questo momento stiamo messi abbastanza bene. Io non sento bisogno di forzare niente, dico la verità. È una di quelle rarissime volte in cui siamo sereni. E non capita spesso, diciamoci la verità, che sia così serena la nostra situazione generale. Allora, io farei l'emigrazione. Se non ti piace, vattene. Ecco. Così. Poi. Il presidente, ma abbiamo detto di no. Lo stadio dovremmo fare. Sei sicuro del fatto tuo, presidente? Tipico dei tropicani. Alcuni dei nostri più grandi leader erano sicuri della loro condanna. Convinzione, fibra morale, regolarità intestinale, ecco i segni distintivi del vero tropicano. Dobbiamo fare in modo che nessuno possa cambiarli. Presidente, dobbiamo eliminare i traditori, supporto conservatori. Assolutamente sì. Che ci serve per le future elezioni. Poi, sto gradimento turistico non sale. Mannaggia la miseria. State ascoltando 60 secondi con le celebrità su Canal 1. Elon Gates, la seconda persona più intelligente al mondo, ha salutato Tropico nella giornata di oggi, lasciandoci con la persona più intelligente del pianeta, il presidente! Viva il presidente! Siamo il trapano. Ci arriva la rete elettrica qui da loro? Ho questo vago dubbio. Sì. Ci arriva. Niente, come non detto. Miseri ricordi. Così messi male stiamo. Turismo. Allora, che si può fare d'altro? Hotel grattacielo? Nave da crociera? Una burinata dei quartordi la nave da crociera. Però i soldi ci stanno, eh. Dai. Eccola qua che fa figo, dai. Presidente, il turismo è ai massimi storici. Ci hanno perfino rimosso dalla lista nera dei paesi altamente sconsigliati ai turisti. Allora, ci danno 10 parchi XL 2x3. Allora, fermi. Allora, 10 parchi XL 2x3. Questi, che sono gratis. Ne abbiamo 10. E usiamoli, diamine. 1 Io ne vorrei mettere altri perché non mi sta. Tutto abbastanza schifo da quel che vedo, eh. I parchi vicino all'aeroporto è tanta roba, ragazzi. Alta classe qua, Devo dire. Contorniamo il nostro orribile aeroporto con dei parchi gratis, dai. Mamma mia, che burinata. De quart'ordine. Sembra quelle cose americanissime che fanno veramente vomitare a livello urbano, ma non me ne vogliono gli americani, ma su certe cose sono veramente incommentabili. Dunque. Ok. Di parchi l'abbiamo messi. Dunque, possiede almeno un cocktail bar con il potenziamento specchio monodirezionale. Cocktail bar dove l'abbiamo messo? Eccolo. Specchio. Allora, aumenta del 5% l'efficienza dell'accademia per le spie. Questo effetto è cumulabile fino a un massimo di 20. Ok. La nostra accademia me la sono persa. Accademia per le spie. Ah, non c'è. Ecco perché non la vedevo, perché non c'era. Benissimo, la mettiamo qua. Così mi ricordo di guardarla. Bene. Stiamo spendendo e espandendo, però sta andando, per ora. Vediamo un po' Spitter.
È fantastico vedere un tale oceano verde fuori dalla finestra. Lo so, lo so. Lo so, lo so che si apprezza, lo so, lo so. Allora, l'accademia funziona. La nave da crociera pure. Ma il porto turistico, l'unico è quello? Diamine, no. No, piattaforma di attracco. Minimo. Capisco che ce ne sbattiamo di gran parte dei problemi di questo, di quest'isola, però insomma, magari sarebbe. Fai in modo che una celebrità abbia un impiego. Imparare informativo sulla gente. Che bella giornata. Istituzionalizza? No. Corrompi? No. Sono un attimino dubbioso, scusate. Fai in modo che una celebrità abbia un impiego. Trova l'opzione per assegnare un impiego a una celebrità residente nel pannello informativo dell'agente. Ho moltissime idee per te. No, dell'agente, della celebrità, allora. Dunque, la celebrità farà... Lui, vabbè, ma intanto il tuo talento qual è? Ricco sfondato, residente, vabbè. Attivista sociale. Allora. Aumenta la valutazione turistica di 2, basandosi soprattutto all'amore di Tropico. Sì. Dai. Chissà, presidente, forse in un'altra vita eri un consulente lavorativo. O magari mi sbaglio, se ti toccherà filartela da Tropico. Ovviamente sto scherzando, ma se disgraziatamente dovessero servirti consigli in proposito, si dà il caso che io sia un esperto in materia. Da quando i miei rapporti con la madre e padre si sono incrinati, ho avuto più volte l'impressione di essere tanto così da sparire nel nulla. Mi sentivo spesso osservata. Altrimenti perché pensi che sarei venuto a Tropico così di gran carriera? Presidente, dovremmo avere più celebrità a Tropico. I turisti facoltosi ne sono attratti come mosche. Suppongo sia il tanfo di decadenza. Ahimè, proprio come i cani, i gatti e gli altri animali utili per fare colbacchi, i ricchi e i famosi hanno una soglia dell'attenzione molto bassa. Per questo motivo Tropico dovrebbe diversificare la sua offerta di forme di intrattenimento relax. Più opportunità avrà questa gente per spendere il proprio denaro, più ne spenderà. Quindi, centro benessere. Sarà fatto. Allora. Centro benessere... Non è di lusso. Tornado Tropico Checkout Edition, eh. Qui centro benessere non c'è. Turismo. Qui neanche. Aiuto. Centro benessere, ok. Lo mettiamo. Sì, in zona sempre turistica. E di intrattenimento di lusso potremmo mettere, facciamo un altro resort sulla spiaggia. Male non fa. Può funzionare. Allora, ho una voglia matta di sparare con un bazooka. Qualcuno ne ha uno da prestarmi? Magari no, ecco. Però ci serve. Ma sì, ma dai, ma che. Ma non importa, assecondiamoli, no? Che ce frega. I sistemi elettronici stanno finalmente uscendo. Alleluia. Che cosa ho fatto? Ho scattato una cosa mentre cliccavo, maledizione. No, io non mi ricordo come si fa a fare l'aumento di livello del programma di alfabetizzazione. Sono un attimino nel panico da questo punto di vista. Editto. Ah, ma che cretino, bastava andare qua.
Aumenta l'efficienza di tutti i licei all'università del 25%. Aumenta il costo di mantenimento. Per quanto convenga che la maggior parte della nostra popolazione sia analfabeta, certo. Dai, dai. Per quanto convenga. Sì, ma lo vorrei di livello 2. Per quanto convenga che la. Vabbè. Per portare a livello 2, che cosa devo fare? Di grazia. Oh, finalmente. Allora. Vediamo. Crostacei di ferro, cioccolata, cotone, plastica e carne. È un buon momento. Presidente, come ci si sente ad avere 1 miliardo di amici? Benissimo, 2000, grazie. Senza tetto, 1, disoccupati, 5, benissimo. Poca gente. Per essere in costruzione al momento, da paura devo dire. Oh, economicamente ci stiamo, non c'è segreto, non è mai successo. Dai, dai. Ale. Poi ci mancano i ricchi sfondati, dai. Dai, andiamo, andiamo solamente di ricchi sfondati in aeroporto. Reporto funge anche da stazione della metro. Ma che me frega a me da metro. Spegni, 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 spegni. Sono così felice di aver concluso questo accordo con te, presidente. Soldi. Sta per salire a livello 2 il programma di alfabetizzazione. 41 ricchi sfondati da 60 secondi con le celebrità su Canal 1. Brutte notizie per tutti coloro che non sono riusciti a farsi fare un autografo da Buck Bailey. L'attore ha lasciato Tropico oggi, non preoccupatevi però, è uno che adora i sequel, dunque è probabile che torni. Allora, la supervilla artigiano topiario? I cittadini chiedono le elezioni, presidente. Vabbè, votassero ma senza... Offriamo la cittadinanza a Elon Gates. Allerta guardia del corpo. Ma sì, dai. Artigiano. Non lasciarti intimorire della mia fortuna, presidente. Accetta, accetta. Rapporto intellettuale. Sì, rapporto. Supporto. I soldi escono dai portafogli come segreti da un sospetto torturato. Mi commuovo se ripenso al mio passato. Comunque, non so quanti altri consigli sulle celebrità io possa darti, presidente. Di certo avere a che fare con loro è molto più semplice che con i miei vecchi compagni, e anche se è meno pericoloso, mentirei se ti dicessi che non inizia a mancarmi il brivido di un possibile attentato a mie spese. Ora che la Kuznetsov ha esaurito il suo scopo, è tempo di rendere Tropico la meta numero uno al mondo. E non solo per i grandi evasori. Tropico si prepara a diventare la più grande destinazione per vacanze della storia. Abbiamo il paesaggio, abbiamo il clima e presto avremo anche i soldi. Ma dovremo guadagnarci le vitali che offriamo ai nostri visitatori la miglior vacanza possibile. Entrate generate da celebrità e turisti ricchi sfondati 0 su 5.000. Valutazione turistica 66 su 70. Cioè, sì, 66 settantesimi, ecco, mettiamola così. Si mette male? Siamo circondati da pellegrini. Vogliono dipingere la Basilicata di Santa Sofia e per sbarazzarci ne dovremo ritirargli del materiale artistico. Pensavo di dargli delle tele su cui scarabocchiare e mandarli verso la Moschea Blu. L'alternativa è aspettare che finiscano di disegnare i minareti. No, consegna cuoio. Consegni, per carità, ci manca. No, adesso attentati no. Il tuo genio è innegabile, presidente, ma potresti ascoltare un'idea del tuo umile penultimo? L'inquinamento è alto. Allora, dunque, c'è bisogno, dunque, discarica, riduce l'inquinamento, ma produce inquinamento, è impianto, facciamo questo. Qual è la zona più disgustosa che abbiamo? Commercialmente più disgustosa questa, ok. Mettiamo qua. E...
Infatti, scusate, ma se andassimo... No, per adesso qua niente. No, vorrei... Bonifica edifici, ha voglia te ancora. Dai, dai. Ah, e siamo le vele verso il bottino ancora una volta. Bene. Eppure questa è andata. Qui cosa c'è che non va? Niente elettricità, ma come? Siamo a corto? Non me di. Ah, perché va a fuoco questo. Che aspettiamo, le disastro guardie? Disastro dei disastri. La ciurma sta smaltendo la sbronza. Ma c'è di peggio. Stanno iniziando a fare domande sulle condizioni e la sicurezza del lavoro. Consegna room. E sia. Ogni giorno che passa Tropico diventa più forte. Il partito comunista accoglie tutti a braccia aperte. Chi conviene scontentare? Ma è uguale. Andiamo, andiamo un colpo alla, un cerchio e una botte. Poi da, dunque, da queste parti ho sempre stata la tentazione che qualcuno mi spii. No, non possiamo perdere i religiosi, per cui mi dispiace, ma lui... Numero 421. Ah, Presidente, mi dispiace di averti fatto aspettare. Oh, un momento, non avevi lo stesso numero anche prima? Allora, sono arrivati nuovi regolamenti. Per rispettarli ci sono alcune cose da modificare, niente di troppo complicato. Il regolamento è tuo amico, questo è il mio motto. Possiede un'ambasciata della Superprovincia dell'Unione Europea con 5863. Valore di libertà locale. E vabbè. Ok. Allora, una rotta esterna col Medio Oriente. Pelli. Ricostruisci. Abbiamo una quantità di soldi senza senso, ragazzi. Il servizio sanitario di Tropico ha reso disponibile la chirurgia laser per gli occhi. Per coloro che vogliono sparare raggi laser. Va tutto a fuoco continuamente. Ma che è sta novità? C'è gente che ci boicotta? Eh no, ragazzi, su. Presidente, la legge sei tu. Nessuno ha dubbi al riguardo. Dunque, a proposito, secondo te hai bisogno di qualcuno che appoggi la tua modifica alla Costituzione? Io direi di no. Tu sei la legge e nessuno può avere l'ardire di giudicare il tuo operato. Per cui non importa nulla perché hai cambiato idea sulla Costituzione. Né perché... né che ti abbia pregato per farlo, non importa. Perché devo modificare? Vabbè, poi ci penso, eh. Intanto concentriamoci sul discorso celebrità. Valutazione turistica. Devo aumentare la valutazione turistica, ragazzi. Turismo, turismo. Hotel grattacielo. Su. Che stiamo a fare? Non si può cincischiare proprio ora. Poi... dunque, resort per famiglie. Facciamolo, diamine. Cosa aspettiamo? Schiaffala qua. Poi intrattenimento di lusso. Yacht club. I soldi ci stanno. Perché perdere tempo? Uno yacht club. Su. Poi, museo no. Il night club. Possibile una città senza il night? No. Poi, lo stadio. Non l'abbiamo ancora fatto. Massa quanto costa. Però può servire. Via, avanti con lo stadio. Lo stadio lo facciamo... No, sull'altra isola. Pare brutto. No, qui. Lo stadio sulla spiaggia, praticamente. Schiaffiamolo qua. Io spero che l'energia regga. Non vorrei avere colpi di scena in tal senso che mi crolla l'impianto elettrico. Sono sicuro che i cittadini buoni di Tropico voteranno. Ma permettili di votare liberamente, ma ci mancherebbe. State ascoltando 60 secondi con le celebrità su Canal 1. Brutte notizie per tutti coloro che non sono riusciti a farsi fare un autografo da Buck Bailey. L'attore ha lasciato Tropico oggi, non preoccupatevi però, è uno che adora i sequel, dunque è probabile che torni.
Ci ha ripensato un'altra volta. Dai, dai. Qual è il problema qui? Senza tetto abbiamo. Vabbè, su. Disoccupati, com'è possibile? Beh, che tanto sarà l'ultima elezione. Vittoria schiacciante alle elezioni, presidente. Ci mancherebbe altro. Allora, non c'è stata alcuna decimazione della forza lavoro. Ma libero scambio, lascia libero scambio per adesso, per carità. Dunque, per il discorso turismo, c'è qualcosa che potremmo fare? I cittadini non possono emigrare, no. Ecologia. Ma no, ma in realtà va bene così per adesso. Tutto a posto? Bene, ormai ogni cosa è fatta. Allora, la situazione sta migliorando lentamente. Allora, qui va bene. Area fitness. Perché no? A quanto stiamo? 66 su 70. Ma che bisogna fare per aumentare ancora? È un posto meraviglioso. Gli ambientalisti però ci odiano tanto. E ci hanno ragione. Stava a fare uno schifo orribile. Dunque, fornisce divertimenti ai turisti in visita. Dai. Dai, dai, dai. Ancora, ancora più cose. Hotel, sì, un altro hotel. Un altro hotel. Famo tutto quello che si può fare. Dagli cose. Dagli cose. Facciamo dunque. No, potremmo. Villaggio sulla spiaggia. Qua fa veramente schifo il posto, mi sa. Antiche rovine. Costruiamo qualcosa di estremamente finto. Ecco, le mettiamo tipo. Dove le devo mettere queste antiche rovine? Perché dice non adatto? Non capisco. Ah, scusate. Ok. Non vanno proprio inventate. Ok. Collegare, sono collegate, benissimo. Presidente, mi duole informarti che qualcuno ti sta derubando. Ah. E non parlo dei soliti taccheggi di penultimo ai danni della cancelleria di palazzo. Consigli che me le spiego, compagni, era d'osservazione. Inconcepibile. Ma come si fa a tradire così il proprio amato presidente? Deve essere la stessa persona che ci ruba tutte le spillatrici. Il colpevole deve essere assicurato alla giustizia il più presto possibile. Questi furti potrebbero minare i nostri piani di rendere Tropico la destinazione numero uno del mondo per il turismo. Non possiamo lasciare che accada. Ho un magazzino pieno di crema solare a basso costo che sta per scadere. Entrata generale delle celebrità. Ok, valutazione turistica 90. Fermare la perdita di denaro. Questa era tosta. Allora. Dunque. Il raid osservazione. Presidente, ci arrivano segnalazioni di persone che si buttano inconsapevolmente in mezzo al traffico perché distratte da spitter. Va meglio di quanto ci aspettassimo. Posta uno spit per commentare lo spit di una celebrità. Allora, sta succedendo. Allora, facciamo il vincitore del calma. Nostro concorso con in palio un ritratto autografato del presidente. Penultimo! Congratulazioni, numero 2. Sapevamo che 2000 iscrizioni sarebbero bastate. Allora, direi d'osservazione. Ok. Qui va bene. Che splendida giornata, presidente. Perfetta per concludere accordi. Ma perché tutti si accollano? Tutti. Tutti. Una roba mai vista. Sono tutti adesso. Non appena ho saputo della disponibilità della cosa, presidente. Che ne pensi?
Sì. Voglio supporto generalizzato. Allora. Qui non c'è niente da commentare per adesso. Le entrate stanno arrivando. E qui non ce n'è. Ma se noi accannassimo sta cosa, annulla missione. Ecco. Facciamo prima. No. Non ne usciamo. La osservazione sta andando. Il gradimento siamo a 66, la passione turistica. Aiuto. Dovremo. Perché siamo in caduta libera qui? Gli ambientalisti ci odiano. L'ho capito. L'ho capito che gli ambientalisti. Non... Però cioè deve essere un limite, no? A tutta sta storia. Allora, servizi pubblici. Impianto di trattamento dei rifiuti. Lo so, facciamo schifo da queste parti, lo so. Mettilo qua. Siamo sotto potenza. 60 secondi con le celebrità solo su Canale 1. Canal 1 dà il benvenuto a Tropico all'attore di Hollywood Buck Bailey. Speriamo sia qui in vacanza e non per far saltare in aria la gente come in uno dei tuoi film d'azione. Via elicottero. Dai che forse riusciamo a riprendere un po' la situazione generale, dai. Manca la strada per arrivare, quante ne volete, le strade inquinano, eh. Non ve l'ha mai detto nessuno? Sì. Non c'è verso di collegare questo dannatissimo posto. Bene, ecco. Benissimo. Dunque, l'esportazione. Crostacei, ne abbiamo a pacchi. Firma. Assolutamente sì. 66 su 90. Sarà dura. Temo che sarà più dura di quanto potessi preventivare. Vedi qualcosa che potrebbe interessarti? È tutta roba legittima, sia chiaro. Supporto vario non dispiacerebbe. È un momentaccio, per cui ci farebbe comodo. I religiosi ci odiano ancora e io non so che cosa fare più per i nostri religiosi. Ci stiamo impegnando tanto. Qualche editto, super festa diplomatica. Quando le relazioni internazionali vanno male, vai, dai, andiamo così. Poi, dunque, paradiso fiscale. No. Aumenta la valutazione dei turisti culturali e dei turisti con lo zaino in spalla di 5. Sai quale sarebbe una buona? E partisci! I turisti pagano un dollaro in più. Aumenta la libertà di 10, aumenta la valutazione turistica di 10. Riduce il supporto dei religiosi di 20. Allora, prima facciamo salire la religione. E poi ci occuperemo anche del resto. Qui va bene, ci sta bene. Devo fare qualche ricerca che garantisca un minimo di controllo per i nostri amatissimi. La differenziata. Poi facciamo associazione per il commercio. No, diritto di matrimonio. Qualcosa. No, smaltimento in mare. Ci vengono a cercare. Lampadine al bando. Aumenta il 20% il rinquinamento di ogni discarica. Aumenta il 50%. No. Ogni mercantile in partenza rimuove un inquinamento per ogni discarica. 50% di probabilità che il supporto di ogni superpotenza ti riduce di 5 per ogni discarica. Aia. Però ci fa salire il gradimento. Poi sapere sapiendo. Aumenta l'efficienza di ogni liceo università.
Tanto da quanto ho capito è tutto tipo mezzo gratis. No, ok, parte questo. Va bene, quindi anche questo è andato. Io vorrei fare altre cose per garantirci qualcosa in più. Se riusciamo. Tassa per la chiesa, no, è un macello. Festa nazionale. Divieto di riunione, no. I bei vecchi tempi. Aumenta la valutazione turistica. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Siamo saliti 68. Ci vuole ancora un po', eh. Ci vuole ancora un po'. Al 41% non si spiega. I conservatori. Francesco. Mi fa piacere vederti. Io qualche soldo te lo darei. Non è corruzione, è un regalo. Allora. Ma sì. No, eh. Ma tipo se io volessi aumentare rapporto conservato. Eccola là, io questo volevo. Bene così. Con i soldi si compra tutto, anche l'amore di chi ti odia. Benissimo. Devo dire che potrebbe andare meglio. Potrebbe andare un pochino meglio. Ma c'è qualcosa che non sta quadrando. Senza tetto. Quanti soldi avete? Poveri. Vabbè, ma basta dirlo, no? Il tugurio. Devono essere almeno poveri. Il complesso. Complesso. Avrete notato dei nuovi droni di vigilanza sperimentali fuori dalle vostre finestre. Non temete! I droni attaccano quando avvertono la paura. Allora, li mettiamo... Uno. Due. E... Tre. E quattro. Die. Dai, forza. Tanto, se c'è una cosa che non ci manca, sono i soldi a sto giro. Sfruttiamoli, diamine. Per la chiesa, mettiamo... un paio di cattedrali, dai, così sono tutti con cattedrale, ecco. Una bella cattedrale nel deserto, praticamente. Caserma di pompieri, ne mettiamo un'altra che può servire, così anche... Poi, ospedale. Dai, gradimento generale, su! Su, su, su! Ce n'è per tutti, ce n'è per tutti. Spettacolo laser, sì, dagli i soldi. Dai, paga, paga tutti quelli che ci sono da pagare, per carità. Sono emerse delle opportunità. Pagali tutti. Cina, mi date due soldi? Tra 36 mesi, perché? Io ho bisogno di soldi ora. E la valutazione turistica è bassa. Ma il ride in tutto ciò? Siamo ancora in attesa? Se... Io... faccio cose turistiche. Un altro aeroporto. Tiè. Famone un altro. Che te devo fare? Un altro incendio. 60 secondi con le celebrità. Ma su perché? Canale. Ma perché? Sulla brutta chiesa, poi ma che c'entra? Che non sono riusciti a farsi fare un autografo da Buck Bailey. L'attore ha lasciato Tropico oggi. Non preoccupatevi però, è uno che adora i sequel, dunque è probabile che torni. Dai, dai, dai. Ok, osservazione fatta. Aver sottovalutato il responsabile. L'ultima volta che è successo sono stata pugnalata. Se non altro, questa volta sono rimasta ferita solo nell'orgoglio. Chiunque sia dietro questo furto è stato straordinariamente attento a coprire le proprie tracce. Abbiamo trovato degli indizi, ma non capisco verso chi puntino. Per ora dobbiamo indagare più a fondo. Forse il tuo fidato penultimo può esserci d'aiuto sotto la mia supervisione, ovviamente. Ah ah! Lo sapevo che c'era puzza di bruciato. Me lo sentivo. Se avessi scoperto prima che si trattava di un furto, non avrei licenziato il cuoco. Ma non importa, ne verremo a capo, dobbiamo solo raccogliere più informazioni. Deve esserci un indizio da qualche parte, una pace finché non l'avremo trovato e non avremo un nuovo chef. E penso che ci vorrà comunque un altro episodio, ragazzi, per arrivare alla fine. Io speravo di riuscire a giungere alla vittoria già oggi, ma non ce la facciamo. Ci serve un salto in avanti. Per cui io per adesso mi fermerei.
e noi ci vediamo alla prossima con una barca dei soldi da spendere, ma dobbiamo spenderli bene, perché se no rischiamo di giocarci sul più bello la vittoria, e non ce voglio manco pensare che si possa fallire adesso. Per cui, ragazzi, aspetto di sapere le vostre dritte e noi ci vediamo alla prossima.